Nell'ambito delle iniziative didattiche svolte dal Liceo Leonardo di Agrigento, diretto dalla dirigente scolastica Patrizia Pilato, si sono svolte oggi due momenti. Il primo relativo alla conferenza sulle giornate del Mediterraneo, progetto transnazionale Italia-Tunisia per un Mediterraneo sostenibile. L'altro momento, quello all'incontro con il Lions Club Agrigento Valle dei Templi, diretto dal professore Francesco Pira, relativo al mondo del lavoro che cambia, che si pone come obiettivo quello di migliorare la capacità di orientamento post-diploma per i diplomandi del Liceo Leonardo di Agrigento. Sì, oggi nella giornata mondiale del Mediterraneo abbiamo avuto il privilegio di poter fare questo videocollegamento con la Tunisia nell'ambito di un progetto che sta portando avanti l'Università degli Studi di Palermo, la cui responsabile scientifica è la professoressa Cappuccio, sui temi del rispetto e dell'educazione all'ambiente. Sostanzialmente la partecipazione della scuola vuole essere una partecipazione che incentivi le buone condotte, i buoni comportamenti in materia di ambiente. Noi abbiamo in atto un progetto Erasmus in collaborazione con la Polonia e la Turchia che si occupa proprio di attenzionare il tema in particolare dell'acqua, quindi il ciclo dell'acqua è il punto di vista di chi rispetta l'ambiente attraverso lo sfruttamento dell'acqua nel miglior modo. Il progetto EDEMED vuole proprio individuare quelle che sono le buone pratiche non solo qui in Sicilia, in modo particolare nella provincia di Agrigento, ma in Tunisia, per cui è un progetto internazionale che vede proprio questo scambio continuo di buone pratiche, volte anche poi a realizzare delle pratiche in continuità e in comune con la Tunisia. Infatti ci sono continuamente degli scambi di docenti, dirigenti che oggi sono recati già a Tunisi, ma che poi ospiteremo nel prossimo mese qui ad Agrigento proprio per far osservare direttamente quelle che sono le buone pratiche di educazione ambientale. La giornata continua con un interessante incontro sulle opportunità di lavoro con il Lions Club Agrigento Valle dei Templi. Sì, oggi siamo lieti di ospitare il Lions che propone un argomento assolutamente attuale, quello degli sbocchi lavorativi per gli studenti che si apprestano a scegliere le facoltà universitarie da frequentare. È un tema peraltro a noi molto caro perché sappiamo bene come tra le 20 professioni del futuro ci siano tutte quelle che fanno riferimento in particolare al digitale, all'intelligenza artificiale, all'analisi dei dati, ai big data, alla cyber security. Sono tutte tematiche che noi affrontiamo già da 3 anni all'interno del nostro percorso formativo, che si sta ulteriormente innovando proprio attraverso l'introduzione di queste tematiche. Abbiamo già la nostra curvatura robotica, stiamo lavorando anche all'innesto di altri percorsi, perché crediamo che sia necessario puntare l'attenzione in quanto liceo scientifico su questi temi, proprio per dare ai ragazzi l'opportunità di mettere a frutto quel pensiero critico che nel corso dei 5 anni diventa l'obiettivo principale della loro formazione. Oggi incontriamo i maturandi del Liceo Leonardo e cercheremo di capire come orientarli questi ragazzi, parleremo del mondo del lavoro, quello che li aspetta. Certo, loro sono in una fase intermedia, ora devono completare gli studi con la fase universitaria. Io oggi interverrò e quindi darò il mio contributo parlando dei tirocini formativi e dell'apprendistato, che sono degli strumenti che possono intervenire anche durante il periodo del percorso della laurea. Quindi è un momento importante, un momento che dovremmo promuovere anche in altre scuole, perché oggi spesso i giovani sono disorientati e non sanno bene come scegliere, cosa scegliere per il loro futuro. Sì, noi proviamo a dire ai ragazzi non soltanto che cosa possono fare da grande, ma anche che cosa possono fare di grande. Ed è questa la scommessa un po' che facciamo, cioè provare a trasmettere, a condividere delle conoscenze che poi possono essere utili per il futuro. Una cosa che voglio rilevare è che tutte le persone che parleranno sono Lions, quindi sono esperti che noi mettiamo a disposizione e che possono dialogare con i ragazzi su un futuro che noi speriamo più sereno possibile. Ecco, oggi un momento importante, si discute dei giovani qui a Leonardo di Agrigento sul futuro inserimento nel mondo del lavoro. Ecco, lei come cattedratico che consigli darà?
Allora, noi abbiamo scelto un titolo che è cosa vuoi fare da grande nella vita, però piano piano nel corso di questo incontro parleremo di cosa vuoi fare di grande nella vita, cioè quali valori, quali principi, quali messaggi importanti vuoi dare alla tua vita per poi scegliere l'attività lavorativa. Questo perché? Non per tirarci indietro, ma perché il mondo cambia, cambia velocemente anche dal punto di vista tecnologico. Questa è una delle scuole meglio attrezzate, se vogliamo, anche in Italia, come riconosciuto anche dalla Fondazione Agnelli e dal rapporto Eduscopio, parlo di Leonardo di Agrigento, e fanno tante belle iniziative e quindi mettono gli studenti nelle condizioni di poter fare tutte le scelte possibili, però poi c'è un momento in cui bisogna compiere questa scelta, che è il momento più difficile. Ecco, l'orientamento serve a questo, cercare di dare ai ragazzi e alle ragazze strumenti per il discernimento in un mondo del lavoro, ripeto, che cambia velocemente e che poi in Sicilia spesso determina un fenomeno di mancato collegamento, si chiama mismatch, proprio il mancato collegamento tra domanda e offerta di lavoro.